vento bagnato, vento fortunato si è detto, siamo alla immediata vigilia, manca poche ore al primo Radio Alba Festival. Quali sono le sensazioni, quali sono le vostre emozioni, voi che avete vissuto la radio sin dagli anni 80, non sbaglio? Sì. Radio Alba ha fatto 41 anni quest'anno, quindi grande festa lo scorso anno per i 40 anni di radio. E io sono Simona, sono una delle prime voci della radio, ho iniziato in radio nel 1981, quindi. E questa sera, in questo primo festival di Radio Alba, secondo me c'è un po' di tutto, c'è la storia dell'emittente, una delle poche che comunque a carattere locale hanno ancora voglia di combattere contro le grandi realtà e naturalmente grazie ad una squadra che questa sera schieriamo e che è fatta di gente più giovane e gente meno giovane. Tutto questo per il primo festival che arriva da un programma che si chiama Andrea Chi, va in onda tutte le domeniche mattina, da spazio delle band locali non solo. E secondo me una delle cose che stupiranno questa sera è proprio il fatto che si ascolterà della buona musica. Magari qualcuno avrà difficoltà a pensare che possa essere musica quasi a chilometro zero, questo sì. Ecco, quindi la creatività e l'arte a portata di mano, nel senso che ci sono gruppi molto validi senza dover andare a cercare nelle grandi metropoli, ma basta guardarsi attorno qua nelle Langhe e troviamo Langhero Ero, per non far torto a nessuno. No, ma guarda, ti dico, noi siamo veramente rimasti stupiti di come sia vivo il desiderio di fare musica, di quanto impegno ci sia intorno al mondo della musica, di quanti siano i ragazzi che comunque ci credono ancora, forse non hanno iniziato con il cantautorato come succedeva ai nostri tempi, però c'è veramente molta voglia di fare, non solo Langhero Ero, perché stasera avremo delle band che arrivano anche dal Monferrato, da Casale Monferrato, da Torino, quindi voglio dire, secondo me è una bella vetrina con della bella musica e con una bella radio. La pioggia non ci preoccupa? La pioggia non ci preoccupa, perché uno dei primi slogan di Radio Alba era proprio la radio del sole, e noi speriamo che anche questa sera non piova, ci sia un po' di sole e poi magari una bella luna che ci accompagna per tutto il festival.